Fine partita qui al comunale di Sant'Alessio Sicola, Arturo Mastroeni, siamo con Santisi, capitano del Sauga. Seconda sconfitta in un derby, è abbastanza pesante questo, con il Sant'Alessio. Sì, sì, è abbastanza pesante, anche perché la scorsa partita col Casalvecchio abbiamo perso, oggi pure, questo è il terzo derby che perdiamo perché anche col Furci la prima di campionato 4-1. Dobbiamo affrontare meglio questi derby perché entriamo in campo con poca voglia, mentre quando andiamo nel Catanese riusciamo a uscire il meglio di noi, ecco. Oggi il Sauga ha giocato un po' maluccio però. Sì, sì, oggi abbastanza male, ripeto, sotto l'aspetto sia caratteriale che a livello tecnico, ecco, non abbiamo espresso il nostro gioco, quello che vuole il mister Giacomo, e la sconfitta è stata inevitabile, ecco. Il gol si poteva anche evitare forse? Sì, si poteva evitare benissimo perché il loro attaccante era solissimo in area di rigore, non va bene. Io spiego ai ragazzi, non abbiamo più 15 anni che dobbiamo occhiare le marcature, appena si vede un uomo solo si prende, invece facciamo sempre questi errori, ecco. Visto che parliamo con un difensore, questo 4-3-3 secondo voi è da cambiare oppure si deve continuare su questo 4-3-3 o 3? No, questa non è una domanda da fare a me ma al mister. Il mister fa quello che pensa sia il meglio per la squadra, il bene per la squadra. Quindi se però la reputa del 4-3-3 sia un buon modulo per noi, dobbiamo continuare con questo 4-3-3, ecco. Ma voi come difensore vi sentite protetti da questo centrocampo? Sì, 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 abbiamo centrocampisti di ottima qualità, ecco, sia in fase difensiva che in fase offensiva. Abbiamo Mirko Smiroldo, Matteo Pellizzeri, Giovanni Bevacqua, il centrocampo c'è, che per ora siamo in un periodo un po' così, ma ci riprenderemo tranquillamente, ecco. Adesso, come dici tu, si deve cambiare il registro, ma come? Come? Allenandoci e basta, solo questo fa la differenza, ecco, l'allenamento. Per il resto... le chiacchiere stanno a zero, ecco.